Dottore, lei che vediamo nella sua impresa è grandissima, quindi come mai ha pensato di fare queste donazioni alla Protezione Civile di Solignano? Ma io, come detto prima, ho sempre creduto che l'impresa fa parte del territorio, quindi siamo sul territorio, come abbiamo visto l'impresa è ben solida e ben piantata sul territorio, quindi deve lavorare col territorio, quindi ho sempre creduto e abbiamo sempre lavorato con, diciamo, col comune, con la provincia, con anche gli enti locali per poter dare e rendere viva questa collaborazione azienda-territorio. Ecco, questo proprio è un mio modo di lavorare e di pensare, che io lavoro ma non lo sto facendo per me stesso, d'altronde l'impresa è da lavoro, in questo momento qui abbiamo quasi 300 dipendenti, quindi sono 300 dipendenti, vuol dire 300 famiglie, più o meno ogni famiglia ha 3 persone, quasi 1000 persone che vivono con noi, quindi non è più una cosa mia, è una cosa nostra, e quindi, diciamo, il territorio è fondamentale che abbia, diciamo, che sia questo rapporto tra impresa e territorio, ecco, per cui dedichiamo, diciamo, una parte del nostro budget, del nostro bilancio ogni anno a delle attività che facciamo in comune col territorio. Che non è da tutti, mi creda, che tutti gli imprenditori hanno questa sensibilità. Chiaramente ognuno deve fare la sua parte, noi stiamo cercando di fare la nostra parte, e una parte anche abbastanza importante, ripeto, qui sono 300 dipendenti, quindi sono altre aziende che più o meno hanno lo stesso numero di dipendenti, quindi insieme stiamo, secondo me, creando, diciamo, quello che non dobbiamo aspettarci tanto dagli altri, no? Ce lo dobbiamo fare, più noi ce lo siamo fatti, ce lo siamo creati, abbiamo una serie di imprenditori di quantoni, di imprenditori bravi come abbiamo fatto noi, che hanno creato i posti di lavoro, e quindi le persone, come dice giustamente prima il sindaco, che non devono più partire da Borgotaro per andare a lavorare a Parma o a Reggio, si possono fermare qua, e quindi in quantorno si è creato, diciamo, questa sinergia, diciamo, impresa-territorio. Ho visto che lei fra i suoi dipendenti ha tantissimi giovani, quindi lei le sta a cuore anche il problema dei giovani e il lavoro? Ma direi che sicuramente è uno dei miei punti di orgoglio. Io sempre lavoro per i giovani perché penso che il futuro sia legato proprio al fatto di dare un posto di lavoro ai giovani. Io ricordo quando ero giovane che non ho avuto nessun problema a trovare un posto di lavoro. Bastava andare da un'impresa e c'era un posto di lavoro. Oggi, quando sento 20-30% di disoccupazione, dico che non abbiamo fatto abbastanza. Ossia, dico proprio che la mia generazione non ha fatto abbastanza, perché forse poteva far di più per far sì che oggi i giovani non debbano andare all'estero per trovare un posto di lavoro. Quando io vedo che talenti veramente anche importanti, bravi, sono all'estero, lei basti vedere tante interviste per TV, abbiamo i direttori di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, sono italiani, no? E quindi perché non dare un posto in Italia? Insomma, ecco, questo secondo me fa parte del nostro lavoro, insomma, secondo me è un orgoglio che dobbiamo assolutamente avere, dobbiamo portare, almeno dare lavoro alle nostre persone, insomma, no? E dobbiamo farlo noi che abbiamo avuto, per fortuna, dico comunque per abilità ma anche per fortuna, la possibilità di farlo. Linda, lei è molto giovane. Quindi da quello che ho sentito quando ha parlato prima, è molto sensibile, il suo papà le ha passato dei valori veramente grandi, vero? Assolutamente sì, ho imparato tantissimo in questi 10 anni che lavoro con lui e con tutta la squadra di Lincotec, e sicuramente questo valore di supportare il nostro territorio ce l'ho nel DNA, e penso che mettere a sistema il pubblico e il privato non possa far altro che portare a un territorio che sia sempre più di successo e possa trattenere i talenti che ci sono e attirarne anche da fuori. Quindi lavorare insieme credo sia la cosa migliore per avere un futuro migliore per tutti. Quando noi siamo entrati qui, che abbiamo visto che uscivano anche tutti i dipendenti, che lei si è messa anche a parlare con tutti così, ci ha fatto sentire in famiglia. Grazie, questo è un altro dei valori che cerchiamo di portare avanti, e devo dire che sono veramente orgogliosa di tutti i ragazzi e le ragazze che lavorano qui sul territorio di Parma, ma anche di tutti gli altri stabilimenti che abbiamo, e loro sono veramente le persone che ci portano a raggiungere i nostri successi, cioè, queste cose sono state donate da tutti loro, da tutta Lincotec. Dottore, di nuovo grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. 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 Signor Sindaco, oggi è stata una bella giornata per la Protezione Civile di Solignano, perché siamo qui alla Lincotec che ha donato veramente dei mezzi importanti
per la protezione civile. Sì, diciamo che per noi è veramente una bella giornata, perché questa azienda, come tante altre aziende del nostro territorio, questa in particolar modo, oggi siamo qua perché l'azienda ha donato risorse che hanno consentito alla nostra protezione civile di acquisire delle strutture importanti. Qui abbiamo montato una tenda gonfiabile con riscaldamento, con le brandine e tutto, che ci è stato permesso acquistarla e averla tramite proprio la Lincote, che ha offerto l'acquisto e l'ha donata alla protezione civile di Solignano. Poi alle nostre spalle qui abbiamo anche un carrello con le pompe idrovore in caso di emergenza di esondazione, abbiamo un fuoristrada che nell'arco degli anni questa azienda ha donato al nostro gruppo di protezione civile, che è un gruppo molto operativo, molto coeso e sempre disponibile, con persone che veramente tanto di cappello, si dice anche così, proprio perché veramente si danno da fare tantissimo. Io come sindaco, poi lo dico sempre, sono estremamente orgoglioso della mia protezione civile, del mio comune, ma sono orgoglioso di tutti i volontari del mio comune, perché sono tanti, si danno da fare in continuazione e veramente in tutte le associazioni abbiamo delle persone che danno veramente il massimo. Non ce n'è mai abbastanza, ecco, questo sicuramente, non ci sono mai persone a sufficienza per coprire tutto, in particolar modo nel contesto dell'assistenza pubblica, la Croce Verde e il distaccamento di Solignano. Sempre faccio questo esempio non per togliere alle altre associazioni, perché abbiamo bisogno di volontari dappertutto, ma parlo in particolar modo della Croce Verde perché sono dei volontari che sono stancati, oberati, diciamo, da quello che è il continuo fare turni, perché il numero è ridotto, perciò è veramente importante. E ne approfitto per fare un appello rapido a chi ha voglia di dare il proprio tempo libero: le associazioni di volontariato in tutti i comuni, questo a prescindere dal comune di Solignano, ma in tutti i comuni, parliamo in particolar modo anche a Solignano, c'è bisogno, perciò chi vuole, volentieri, grazie fin da adesso perché si rende disponibile e spero che qualcuno di nuovo arrivi. Siamo venuti qua perché abbiamo voluto portare tutto quello che ha donato l'Incotec in questi anni, l'abbiamo voluto portare qua in questa azienda perché per noi è stata molto importante. Qualche anno fa come gruppo non avevamo un mezzo e grazie a Turbo Coating, allora Turbo Coating, ci ha donato questo mezzo qua, che è un importante mezzo per poter andarci a spostarci in emergenza, altrimenti prima andavamo fuori con i nostri mezzi. Dopo, l'anno scorso, ci ha donato un carrello idraulico, che è questo, e compreso di idrovora e compreso di tutti gli accessori che si vanno ad attaccare per poi andare a svuotare le cantine per andare in caso di emergenza, come è successo adesso per esempio nelle Marche. Noi siamo già usciti anche qua in Via Spezia l'ultima alluvione che c'è stata qui in agosto. Quest'anno l'Incotec ci ha donato una tenda pneumatica, che è questa, che è una tenda che è praticissima, che è velocissima da montare, infatti in mezz'ora l'abbiamo montata. È una tenda pneumatica, ovviamente, che si attacca a un compressore, lei si gonfia e in giro di poco tempo la si può portare ovunque, in caso di emergenza, in caso di esercitazione o anche solo per fare degli eventi tipo manifestazioni, insomma. Ci ha donato anche 10 brandine, ci ha dato anche un riscaldatore, che è quello che servirà per riscaldarla durante l'inverno. E con questo stiamo chiudendo un po' tutto quello che a noi poteva interessare. Quindi, cioè, è un'importante donazione, è un'importante ditta questa che per noi ci ha dato tanto, insomma. E oggi mi è sembrato giusto venire qua e ringraziarli con questo piccolo campo che abbiamo voluto fare in nome per loro, insomma.